Ciao a tutti e benvenuti qui sul mio canale YouTube. Io sono Maurizio Bonanno, agente immobiliare. Chi mi segue naturalmente si sarà già iscritto al canale. Chi non mi segue e vede questo video per la prima volta, magari lo prego quindi di iscriversi al canale e di naturalmente anche di cliccare sulla campanellina, così verrete avvisati su tutte le novità che ci sono sul canale. Allora, di che cosa tratta questo canale? Beh, io sono un agente immobiliare, per cui sostanzialmente ci sono tante promozioni degli immobili che ho in vendita e in affitto naturalmente, perché comunque i video fanno parte del mio piano di marketing per cercare di vendere gli immobili. Il piano di marketing è sostanzialmente una serie di azioni, no, mirate, no, predisposte, che si fanno per vendere gli appartamenti. A ogni azione deve corrispondere una reazione, per cui in tutta la fase della promozione si cerca sempre poi di arrivare all'obiettivo finale, che è quello della vendita. E i video sono una parte del piano di marketing, poi naturalmente c'è il 3D, poi a seconda del piano di marketing che andremo a sviluppare insieme, personalizzato sul vostro appartamento, decideremo di comune accordo insieme ai venditori che cosa eseguire, che cosa fare, quali sono le azioni che cercheremo di portare a termine per cercare di avere la promozione migliore sul vostro appartamento. Allora, che cosa vediamo oggi? Oggi vediamo una proposta immobiliare. Una nuova proposta immobiliare. Ci troviamo a Borgo Ratti, in via Tanini. Allora, chi è di Genova conosce probabilmente, chi non conosce, ad ogni modo diciamo che è una zona importante, molto popolata, molto bella, rimane praticamente a un certo punto, diciamo quasi a metà di Corso Europa, no? C'è questa delegazione, questo quartiere, perché delegazione è un quartiere di Genova, che porta fino poi a San Desiderio, sulle alture, una zona molto bella, nel verde. Via Tanini chiaramente non è proprio nella parte più verdeggiante, ma è la zona un po' più centrale, no? Per cui rinuncia un po' a quelle che sono delle caratteristiche della casa di campagna per assumere un po' più quelle che sono le caratteristiche della casa di città, e è una zona molto trafficata, molto popolata. Infatti qui è difficilissimo trovare posteggio. Allora, se voi dovete andare in questa zona, in via Tanini in particolare, ma comunque anche le vie diciamo adiacenti, vicine, ecco, non ci andate in macchina, piuttosto andate a piedi. Cioè, se non volete prendere l'autobus, piuttosto andate a piedi, perché in macchina è una battaglia persa. Rischiate di dover tornare indietro a casa con la macchina per poi ritornare lì a piedi. Ma questo non è un problema che tocca l'appartamento che vi sto per proporre. Perché? Perché questo appartamento che vi sto proponendo in questo momento ha un posto auto di proprietà chiuso con sbarra e segnato da il numero. Per cui chi arriva a casa, in questo caso, la felice acquirente di questa casa, che cosa fa? Non fa altro che alzare la sbarra, infilarsi dentro con la macchina, mettere la macchina nel proprio posteggio che è numerato, uscire dalla sbarra, attraversare la strada. Non deve fare 100 metri, 200 metri, attraversa la strada, sale sull'ascensore e va a casa. Ma più di così, che cosa vogliamo? Ah, una cosa, se il fortunato acquirente di questo appartamento arriva a casa, che ne so, con i cestelli dell'acqua, per cui scende, posteggio, sempre la sbarra, aperta, posteggio, prende i cestelli dell'acqua, non si vuole portare i cestelli dell'acqua a casa, li può lasciare in cantina, perché questo appartamento ha una cantina. Per lui entra nel portone, mette i cestelli dell'acqua in cantina, si prende una bottiglia, perché insomma, una volta arrivata a casa dopo una giornata di lavoro, magari un po' di sete, ce l'ha. Potrebbe essere acqua o vino, secondo io poi su questo non discuto, no? E poi arriva a casa, si siede e si gode la sua serata. Una casa che ha due balconi. Ma adesso li andiamo a vedere, facciamo prima andare a vedere, più che è inutile che ve lo spiego, c'è il video, siamo qui apposta per fare il video. Abbiamo una panoramica naturalmente delle scale con l'ingresso, vedete la porta d'ingresso, e ecco, qui siamo nell'ingresso dell'appartamento. Dunque, questo appartamento qui ha due stanze utili, cioè possono essere una camera da letto e una sala, oppure due camere da letto, in questo caso si rinuncia alla sala.
La cucina non è un cucinino, è una bella cucina abitabile, per cui volendo può essere arredata tranquillamente con un tavolo da pranzo, ci si può pranzare in 4 o 6 persone tranquillamente e poi comunque ha un bel balcone. I balconi sono due, adesso noi ne stiamo vedendo uno che è quello della sala, vedete che è una bella balconata anche in larghezza, cioè non si sviluppa solo in lunghezza ma anche in larghezza, no? Per cui volendo si può mettere tranquillamente un tavolo e pranzare sia da questo che da quello che diciamo dal balcone della cucina, perché sono abbastanza simili. Avete visto anche dal balcone si intravede un pezzo di facciata, è una facciata che è in ordine, per cui non è un palazzo che ha necessità di rifare. La domanda che un po' tutti mi rivolgono, no? Ma lo capisco benissimo, perché uno se compra una casa già un sacrificio comprare la casa, se poi si dovesse ritrovare da un momento all'altro delle spese di amministrazione straordinarie non contemplate prima, potrebbe andare in difficoltà. Non è questo il caso, scusate, io adesso bevo la famosa acqua di prima che non l'ho lasciata in cantina ma me la sono portata qua in ufficio, ecco, e proseguiamo in questa lista. Vedete il bagno? Allora, il bagno è un bagno diciamo di gusto già moderno, no? È stato rifatto qualche anno fa, poi vabbè, chiaramente nella vita le vicissitudini sono diverse, per cui è arrivata l'esigenza di dover vendere questa casa, perché chiaramente quando uno si fa i lavori per la casa dove deve andare ad abitare, se li fa con un'anima, con un cuore, no? Diverso. Vedete, questo qui è il balcone della cucina, come vi avevo promesso prima, adesso l'avete visto, è un balcone che è tranquillamente pranzabile, dicevo la mia collega. Adesso mi è andato storto qualche cosa, non riesco più a riprendere. Non vorrei finire troppo presto questo video perché sembra che io dedichi poca cura solo perché mi è andato qualche cosa di traverso. Non lo voglio tagliare perché comunque può essere anche secondo me simpatico vedere quelle che sono le normali difficoltà nella realizzazione di un video. E niente, siamo ritornati nell'ingresso. Allora, cerchiamo di ricapitolare. Siamo nella zona di Borgorati, via Tennini, all'inizio, subito dopo il ponte, no? Subito dopo il ponte, chi è pratico della zona lo conosce, c'è questo ponte in via Tennini, subito dopo il ponte abbiamo da una parte la sbarra con il posteggio privato di proprietà, cioè non è un posteggio che uno arriva, se arriva trova, no, è privato, di proprietà, posto auto chiuso con una sbarra, è scoperto ma è chiuso dalla sbarra, per cui è limitato. Dall'altra parte della strada è il palazzo, per cui entrate, posteggiate la macchina, attraversate la strada e entrate in casa. Se prima di entrare in casa dovete lasciare qualche cosa in cantina, non fate altro che entrare in cantina, che è di proprietà sempre della casa, per cui comprando la casa si compra la cantina e il posteggio, si prende l'ascensore, si sale, perché il piano è alto in questo caso, credo che sia un sesto piano, adesso non mi ricordo, sto andando a memoria, si sale a casa e si entra. Ci sono due balconi, diciamo di superficie buona, importante, è ben esposto e soleggiato, è molto soleggiato questo appartamento. Mi direi che di altro non, in questo momento non mi viene da aggiungere altro, però se voleste sapere qualcosa di più non fate altro che chiamarmi, io sotto vi lascio i miei riferimenti, potete chiamarmi, fate presente, ecco, che io collaboro, ecco, abbiate presente che io comunque collaboro con tutte le agenzie, per cui se vi sto antipatico, che adesso avete dovuto spegnere perché dice questa voce qua, io non la sopporto, questo Maurizio Bonanno, io non ce la faccio proprio, allora spengo il volume del video e guardo la casa, perché comunque la casa mi piace, ma avete un posto agente immobiliare di cui vi fidate e vi volete far seguire da lui, non c'è problema, cioè io non vi obbligo a dovervi servire della mia persona, potete andare tranquillamente al vostro agente immobiliare e dire guarda, io ho visto questa casa, vi lascio tutti i riferimenti sotto, la casa mi interessa, possiamo andarla a vedere, questo Bonanno, questo disgraziato qua che è così antipatico ha detto che collabora, il vostro agente immobiliare mi contatta. A quel punto io vi fisserò l'appuntamento con lui, che potrà essere presente tranquillamente e accompagnarvi lui in tutta la trattativa, non ci sarà nessun problema, non dovrete pagare due agenzie, pagherete soltanto il vostro agente immobiliare, perché io la provvigione l'avrò dal mio debito.
Che altro dire? Se invece siete agenti immobiliari, il discorso vale, se avete, vale lo stesso, perché io collaboro con tutti, lo ribadisco. Volete proporre l'appartamento a un vostro cliente che sapete sta cercando casa e potrebbe essere una casa proponibile questa? Potete farlo tranquillamente, vi contattate, fissiamo l'appuntamento, lo facciamo vedere al vostro cliente, poi con il vostro cliente vedrete se volete fare una proposta, lo potete seguire tranquillamente. Se invece io non vi sto così sul gozzo, no? Voi siete dei potenziali acquirenti, avete visto il video, dite ma sai che c'è? Ma tutto sommato questo Maurizio Bonanno qua, forse potrebbe essere anche lui, potrebbe fare anche bene il suo mestiere, visto che è dagli anni 80 che lo fa, quasi quasi mi faccio seguire da lui, mi contattate, vediamo la casa, a questo punto io sono in grado di seguirvi in tutte le fasi della compravendita e vi posso accompagnare per mano fino al notaio, per cui nel caso in cui voi aveste una vostra casa da vendere, benissimo, la vengo a vedere, stabiliamo un prezzo, eventualmente la si prende in vendita, vediamo di proporre, vediamo come compilare una proposta con dei tempi e con delle esigenze che combinano con quelle che sono le vostre esigenze. Per cui se invece avete bisogno di un mutuo, qui naturalmente abbiamo un funzionario che si occupa di mutui, forse questo può tranquillamente mettervi a disposizione un'ampia panoramica su quelle che sono le possibilità di un mutuo, no? Per cui, e naturalmente se vi serve un tecnico, cioè il nostro studio tecnico che si occupa di tutte le pratiche tecniche, accatastamenti, ma adesso non vengono in mente particolari cose, spostamenti di muri, diverse distribuzioni di spazi interni, insomma tutto quello di cui avreste eventualmente bisogno, qui c'è, per cui possiamo accompagnare tranquillamente nell'acquisto della nuova casa, come naturalmente possiamo dedicarci completamente alla vendita di un'altra casa. Ho detto tutto? Mi pare di sì, cioè più di questo, mi sembra che questo video qua stia durando anche fin troppo, io mi sono anche inceppato, adesso mi sono ripreso, comunque vado a bere qualche cosa che ne ho bisogno, e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!